Non è possibile che i disagi, seppur necessari, derivanti dalla realizzazione della nuova linea ad alta velocità nella tratta Benevento-Caserta, debbano ricadere esclusivamente sui viaggiatori, in particolar modo su quelli sanniti, già fortemente penalizzati nei collegamenti ferroviari dalla sospensione della linea EAV Benevento-Napoli. Lo afferma il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che aggiunge: oramai da mesi la tratta ferroviaria Benevento-Caserta, tra l'altro di fondamentale importanza per i collegamenti nord-sud-nord con i treni ad alta velocità, è divenuta una beffa per i viaggiatori. Tanto i treni ad alta velocità di Trenitalia quanto quelli di Italo, che nel resto del paese rasentano i 200 all'ora, qui sono costretti a non superare i 60 all'ora e percorrono circa 55 km in oltre un'ora, mentre da orario il tragitto dovrebbe essere coperto in 40 minuti. I treni ad alta velocità di 60 all'ora inoltre si fermano 3 o 4 volte in questi 55 km per dare la precedenza ad altri convogli, rendendo il tratto Benevento-Caserta-Benevento un vero e proprio strazio. E tutto questo, continua il primo cittadino, chiedendo ai viaggiatori il costo del biglietto ad alta velocità come se niente fosse. A questo punto Trenitalia e Italo hanno l'obbligo morale di praticare una riduzione dei prezzi dei biglietti proporzionale ai disagi che i viaggiatori sono costretti sistematicamente a sopportare, finché saranno terminati i lavori e la definizione alta velocità riprenderà ad avere un senso anche a Benevento. È di un morto e 14 feriti il bilancio di un incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un bus e 5 auto sull'autostrada 16 Napoli-Canosa. Lo schianto si è verificato alle 4 al chilometro 101 in direzione Napoli, all'altezza del comune di Valle Saccarda. Il bus con a bordo 38 passeggeri è finito in una scarpata. L'autobus, un Flixbus, era partito da Lecce ed era diretto a Roma Tiburtina. Appena dopo una curva il Flixbus si è trovato di fronte due auto ferme a causa di un tamponamento. Il conducente del bus ha sterzato sulla sinistra, dirigendosi verso il guardrail per evitare l'impatto, ma è finito nella scarpata, che per fortuna non è particolarmente profonda. Tre auto che seguivano il pullman, invece, sono finite direttamente contro le auto ferme al centro della carreggiata e uno degli automobilisti coinvolti nello schianto è morto. Tre dei 14 feriti, due particolarmente gravi, sono stati portati ad Ariano Irpino, tre ad Avellino e gli altri otto a Benevento. I passeggeri del bus e delle auto coinvolte, che non hanno avuto la necessità di ricorrere alle cure mediche, sono stati ospitati nella palestra comunale di Grotta Minarda. Le indagini chiariranno la mancata segnalazione del sinistro stradale. Come ogni prima domenica del mese, il Teatro Romano di Benevento ha accolto numerose visite di turisti che hanno goduto dell'accesso gratuito in occasione dell'iniziativa del Ministero Domenica al Museo. È stata una giornata speciale per ammirare la straordinaria area archeologica nel quartiere Trigio della città di Benevento e vivere un'emozionante suggestione del passato con iniziative dedicate a tutti i pubblici. Dalle 9 alle 14 visite guidate a cura del personale del Teatro Romano si sono alternate con laboratori di danza e degustazioni di prodotti enogastronomici a chilometro zero, in collaborazione con il Centro Studi Carmen Castiello, l'Associazione Nati per Leggere, Campagna Amiche e la Coldiretti Benevento. Le volontarie e i volontari di Nati per Leggere hanno condiviso con bambine e bambini, genitori, nonni, zii e tutti gli accompagnatori dei piccoli visitatori la meraviglia della lettura a bassa voce per promuovere i benefici, storie per bambini, letture all'aria aperta, rivolte a bambini da 0 a 6 anni. Nell'ambito della quarta edizione del Festival di Primavera, dalle 9.30 alle 11, gli allievi del Centro Studi Carmen Castiello con la maestra Maria Chiara Tedesco si sono esibiti in una lezione di danza hip hop. Ricordiamo che la partecipazione era ricompresa nel biglietto d'ingresso gratuito al museo, gratuito in occasione delle Domeniche al Museo. È stata celebrata la 18ª giornata nazionale dello sport, che ha fatto tappa a Benevento nel parco dell'Istituto Scolastico Agrario Mario Vetrone in contrada Piano Cappelle. Ricordiamo che la manifestazione sportiva istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2003 si è tenuta in contemporanea in tutte le province italiane. Nel capoluogo sannita l'organizzazione è stata affidata al CONI in collaborazione con il Comune, la Provincia e l'Istituto Scolastico Vetrone, che ha ospitato l'importante evento. TV7 ha seguito la giornata nazionale dello sport dedicando ampio spazio ai protagonisti di questo importante momento per i giovani, i tecnici, i docenti e chiaramente alle discipline sportive. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Alfredo Salzano al delegato provinciale del CONI, Mario Collarile. Sì, la cosa bella è che siamo riusciti a far fiorire di questi tempi tutti i prati dell'agrario,
con perlomeno 15 discipline diverse, dal calcio alla pallacanestro, alla scherma, agli scacchi, alla ginnastica artistica, al tamburello, a judo e chi più ne ha più ne metta. E la cosa bella è che questa giornata, che è alla ventesima edizione, perché è stata voluta dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2003, siamo nel 2023, è una giornata che in questo momento si celebra in tutta l'Italia. Tutta l'Italia, i ragazzi di tutta Italia stanno giocando liberamente sui campi, tutti insieme e con tutti gli sport. C'è un'altra cosa, questo 2023 forse sarà l'anno importante, perché nella nostra Costituzione entri la parola sport nell'articolo 33. Sport come disciplina formativa ed essenziale per l'educazione dei nostri giovani. I nostri giovani hanno bisogno di punti di riferimento e lo sport può essere un punto di riferimento importante perché nascono dei buoni cittadini. Sei un parrucchiere o sei un estetista? Art Joer Design Saloon ricerca personale qualificato. Un parrucchiere ed un estetista per ampliamento organico. Invia il tuo curriculum a goldsrls2020@libero.it o telefona allo 0824 0451 68 o ancora contattaci al 342 52 74 535. Se sei un parrucchiere o un estetista, insegui i tuoi sogni. Lavora con noi. Ti aspettiamo. Bagno di folla a Sant'Agata de' Goti per la visita di Bill de Blasio dopo aver lasciato il Konami Center, dove ha incontrato la squadra del Napoli e la sua dirigenza per gli auguri per il terzo scudetto. È giunto a Sant'Agata de' Goti, è sceso dall'auto ed è stato circondato da una marea di goti che chiedevano la sua attenzione per un selfie, e lui ripeteva a tutti che bello essere a casa. Un pranzo leggero in un ristorante del centro con i familiari e amici ristretti, poi una passeggiata lungo viale Vittorio Emanuele III con visita al centro storico via Roma, dove ha incontrato moltissimi concittadini e Don Guido Sant'Agata, una capatina al Foro e poi Palazzo De Blasio a Piazza Scuola Pia. Caffè e altri incontri a Casa Mongillo con ospiti di antica conoscenza invitati da Arturo, Ninni e Roberto Mongillo, poi il ritorno a Napoli con la promessa di una nuova visita appena avrà dato l'onore di una nuova prestigiosa carica negli USA ai suoi veri concittadini goti. Ora basta, non è concepibile che l'accesso agli atti amministrativi dei consiglieri comunali sia sistematicamente ritardato. Il 15 maggio è stata formalizzata la richiesta di rilascio in copia dei pareri resi dalla soprintendenza per la realizzazione del terminal bus a Piazza Cardinal Pacca, questione di attualità e di grande interesse per la pubblica opinione, siccome relativa ad un progetto che è la cartina di tornasole alla confusa e dannosa gestione amministrativa targata Mastella. Non si tratta di una documentazione particolarmente voluminosa e non è servito in data 25 maggio neanche il richiamo del segretario generale a provvedere alla richiesta. Così, in una nota congiunta ai consiglieri comunali Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Rosetta De Stasio, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Luigi Diego Perifano, Luigia Piccaluga, Vincenzo Sguera e Maria Letizia Varricchio. Vorrà dire che da questo momento in poi ogni ritardo ingiustificato sarà segnalato all'autorità giudiziaria. A mali estremi, estremi rimedi. Come da tradizione oramai consolidata, a Solopaca, sabato 3 giugno, Benevento Car Classic Club ha partecipato come partner insieme ad altre associazioni alla mistica ma caratteristica processione in auto d'epoca in onore di Santa Rita, caratteristica manifestazione organizzata dall'eclettica devota assisina in collaborazione con il parroco della locale chiesa intitolata alla Santa. Tra le caratteristiche vie del borgo di Solopaca, un'originale manifestazione in onore della Santa protettrice della vista, per l'occasione anche con delle meravigliose auto al seguito. Lunedì 5 giugno sarà in edicola come sempre il Sannio Quotidiano con la musica Benevento e i protagonisti, l'originale format ideato e curato dal maestro Enrico Salzano, critico storico musicale. Questa volta punta i suoi riflettori su il flautista sanita Carlo Mazzarella. L'interessante storia del musicista, che in particolare è noto per le influenze ricevute dai grandi solisti quali Miles Davis, Charlie Parker, Dizzy Gillespie. M come Mazzarella figura nelle pagine dell'Enciclopedia della Musica Benevento i protagonisti di Enrico Salzano, una importante collezione di personaggi, fatti ed avvenimenti di Benevento e del Sannio a cura di Enrico Salzano.
Da oltre un secolo, Fabbriche Riunite Torrone di Benevento è al tuo fianco nei momenti più belli. In Viale Principe di Napoli 123 a Benevento. Fabbriche Riunite Torrone di Benevento. La tradizione si rinnova. La scuola calcio San Giovanni di San Giorgio del Sannio ha partecipato all'undicesima edizione di Sporting Tour 2023, manifestazione multidisciplinare che si è tenuta a Pesaro. La scuola calcio San Giovanni ha brillato nelle varie discipline. Nella categoria esordienti è giunta quarta classificata nel calcio a 7. Dopo una semifinale molto combattuta con la società Calciolandia di Benevento, in finale i Sanniti hanno battuto il Matera 2-0, classificandosi al primo posto. I Pulcini hanno invece meritato un terzo posto sul podio. Nel calcio a 7. Infine la squadra, dopo aver battuto il Cosenza in semifinale 5-2, ha perso in finale 6-5 contro il Matera, guadagnando il secondo posto. Miglior portiere in campo del calcio a 5 è risultato Stefano De Nicolais nella categoria Pulcini. La società ringrazia i mister Silvio Francesca, Giacomo Francesca e Renato Porrazzo per il costante impegno profuso, i ragazzi e le loro famiglie per lo spirito di aggregazione e il fair play. Il tutto è stato possibile grazie all'impeccabile organizzazione della signora Pina Giuliano, presidente della SD San Giovanni. Un ottimo terzo posto per la rappresentativa campana di touch al torneo delle regioni, svoltasi venerdì ad Ancona. La manifestazione, giunta alla terza edizione, è stata organizzata dall'ASD Rugby Ancona e dall'ASD Dorica Rugby, con il patrocinio di Italia Touch. La rappresentativa della Campania ha visto la presenza di diversi bersaglieri sanniti e draghi telese, oltre ad una nutrita presenza di atleti della compagine molisana, dei Barbarians, del presidente Giuseppe Parente. Insomma, un mix perfetto guidato da Fabio Santucci, già coach dei bersaglieri sanniti Touch. La palestra MGM di Milano è stata scenario dell'evento Petrosian Mania, organizzato dal team Yamamoto Petrosian. Il sannita Andrea Festa, di 27 anni, atleta professionista di kickboxing originario di Paduli e che fa parte del team, ha combattuto contro Cristian Rinaldi. Il match prevedeva 4 riprese da 3 minuti ciascuna, ma Festa è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria al secondo round per KO. In palio il titolo italiano Waco Pro Categoria 78 kg e la cintura del campionato tanto attesa. Nel turno infrasettimanale del torneo di Serie B1 maschile andato in scena venerdì è arrivata un'altra sconfitta per il CT San Giorgio del Sannio. Sui campi in terra rossa il circolo di casa CT San Giorgio del Sannio è stato superato per 5-1 dal San Mauro Country Club di Torino. L'unico sussulto di giornate è arrivato dal giovane Mattia Paolo Pagano, classe 2008, in classifica 2.8, che ad appena 14 anni ha sconfitto con un doppio 6-4 il 2.5 Sosso, ottenendo la sua prima vittoria in Serie B1. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.